Venerdì 19 dicembre, nella sala di Lorenzo di Palazzo Vecchio a Firenze, il presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Alberto Brasca, presenta l'edizione 2003 della cartella Segni, una cartella che ormai ha diversi anni di edizione. Beh, esattamente 5 anni, Cinque. questa è la quinta edizione. Come è Ma nata come questa si... cartella, la volontà di regalare alla città questa espressione artistica annuale? Ma nacque dalla voglia di dare una documentazione dei fermenti creativi ancora vivissimi nella nostra città, e un po' nascosti o comunque pochissimo valorizzati. Sono tanti gli artisti presenti in questa città, molti di loro hanno anche enorme successo fuori della nostra città, ma qui hanno la vita tutto sommato abbastanza difficile, perché Firenze è una città che contempla molto il suo passato, che non ha bisogno, tra virgolette, del contemporaneo per sentirsi sazia di cultura. E questa straordinaria ricchezza che la storia ci ha regalato la induce un po' a essere pigra. E allora, siccome io sono convinto che le città abbisognano di un continuo rinnovamento per essere vive, e la cultura e l'arte sono componente essenziale dell'identità di una città e devono continuamente rinnovarsi, io ho pensato che fosse doveroso, come dire, dare almeno un segno di attenzione, se non altro, e quindi segni, a quegli artisti che mi sembrano così validi, così importanti, così ricchi di creatività che sono presenti nella nostra città, e ho pensato di documentarla. E quindi prendere una decina ogni anno e fare una cartella con l'idea che questo progetto potesse continuare, io spero che continui anche negli anni futuri, in modo da avere una documentazione. Queste raccolte sono utilizzate come strumento di comunicazione nei confronti, e come strumento anche di cerimoniale nei confronti degli ospiti illustri di questa città. Noi gli consegniamo un libro che documenta le bellezze di Palazzo Vecchio, ma gli consegniamo anche questo, per fargli vedere che Firenze è ancora viva in questo settore. E in secondo luogo li distribuiamo poi nei luoghi deputati alla conservazione dei beni culturali, al Gabinetto dei Disegni degli Uffizi, all'ISIE, alla Biblioteca Nazionale, alla Colombari, all'Accademia del Disegno, insomma in tutti questi luoghi dove restano lì. Io sono convinto che non saranno esposti, che non saranno in primissimo piano, però ci sono. E se un domani qualcuno verrà a documentarsi che cosa c'era in termini di creatività artistica nella Firenze di inizio terzo millennio, potrà trovare la documentazione. Tutto qui. Professore Ugo Barlozzetti, se la memoria non mi inganna, è la prima volta che questa cartella che viene edita dal Comune di Firenze in occasione delle festività natalizie è monotematica, cioè c'è un tema, un filo rosso che unisce i lavori degli artisti che partecipano alla edizione di questa cartella. Sì, c'è questa testimonianza molto significativa e importante di un aspetto eccezionale di Firenze, questo della musica collegata alle arti visive, questa musica nuova, e dobbiamo essere grati a questi artisti che fanno di Firenze uno dei punti vitali della ricerca planetaria dal punto di vista del rapporto della musica con tutte le altre esperienze creative. E siamo grati anche al Comune di Firenze che ha avuto la sensibilità finalmente di cominciare a collegare questo straordinario patrimonio che vogliamo da questa cartella del 2003 poter iniziare a farlo conoscere, a farlo fruire al pubblico non soltanto del resto dell'Europa che già in parte lo conosce. Perché sono artisti conosciuti a livello europeo, ma finalmente meglio anche il pubblico fiorentino e toscano. Questa è l'occasione, il recupero a una dimensione che è di Firenze, che è per Firenze, che dimostra il rapporto e la qualità che Firenze stabilisce con le esperienze più avanzate e che devono essere anche patrimonio dei fiorentini. Iniziamo la presentazione delle litografie con quella realizzata da Pietro Grossi, che era nato a Venezia nel 1950.
2017 è scomparso nella nostra città a Firenze il 21 febbraio 2002. Insieme a me c'è la signora Grossi che ci spiegherà come è nato questo lavoro di suo marito. Sì, questo lavoro intanto nasce da un programma fatto da mio marito, perché quando mio marito ha cominciato a lavorare sia nel campo musicale che nel campo della grafica, col computer non esistevano, diciamo, programmi, e quindi lui ha creato anche programmi. Mi diceva che in generale le sue immagini nascevano o da una retta o da un'ellissi. Chiaramente questo nasce da un'ellissi. Lui si serviva di un computer vecchio, piuttosto antico, un Archimedes, perché mi diceva che i colori erano molto più belli e naturalmente teneva molto al risultato dell'immagine. Fotografava lo schermo e quando un'immagine interessava in modo particolare la fissava, però diciamo la sua filosofia non era quella del fotografare una volta ogni tanto un'immagine, ma era quella di creare immagini in movimento in continuo sviluppo, proprio diciamo quasi indeterminato. Questa era la caratteristica dei suoi programmi, permettere di creare immagini in continuazione che si sviluppavano. Naturalmente ogni programma sviluppava un certo tipo di immagine, però non un'identità notevolissima di immagine. Ci presenta la propria cartella Sergio Maltagliati. Sì, questo è un lavoro che praticamente ha anche un collegamento con internet, è una schermata del computer che è generata da un programma musicale e visivo che praticamente ripropone l'opera lirica, quindi libretto, immagini, attraverso però il linguaggio di oggi, quindi possiamo vedere le abbreviazioni dei telefoni cellulari, le emoticons, possiamo trovare i disegni dell'asci art, sempre sono però questi disegni come riproporre la scenografia dell'opera lirica del passato, e anche il libretto è tradotto nelle abbreviazioni degli SMS che oggi vengono usate tutti i giorni da noi. Grazie. Si presenta al proprio lavoro Giancarlo Cardini. Allora, è un piccolo evento scenico musicale e per la cui realizzazione è necessario un pianoforte, dei fogli di carta velina da appendere al coperchio del pianoforte che poi dovremmo prendere dallo stesso, poi un mazzo di fiori collocato su un tavolo e riflesso in uno specchio, e ovviamente un pianista che dovrà, che dovrà eseguire questa performance. Pianista, oltre a suonare le poche note che compongono questo frammento, dovrà mugolare con la voce un suono e poi a un certo punto dovrà percuotere con la mano, con un effetto rumoristico, il foglio di carta velina colorata che pende dal coperchio del pianoforte, appunto producendo un rumore. E questo frammento, che in sé durerà 20-30 secondi, può essere ripetuto a piacere per un certo numero di volte, non superiore a 7. E ora la volta di Albert Mayr, che ci presenterà il proprio lavoro. Questa è una documentazione di un'azione fatta nella Galleria di Firenze da Corso Tintoro di Arte nel 2002, e alcuni momenti di questa azione che prevede che i partecipanti passino 25 minuti silenziosamente in quella sala, appunto non possono parlare, possono soltanto muoversi e cercare di comunicare attraverso il movimento. Questo un po' appunto, questi alcuni momenti sono stati fotografati e danno un po' il senso di questa azione. Quello che vedete inquadrato è il lavoro realizzato da Marcello Aitiani. No, allora rapidamente posso dire solo che sono partito da una poesia di Mario Luzi, L'immensità dell'attimo. Su questa poesia, diciamo, ho lavorato sia a livello visivo
E infatti vedi, ho riportato un frammento della poesia di Luzzi e un frammento anche delle musiche, che poi l'altra parte del lavoro, c'è una composizione musicale per contralto e quintetto d'archi, che è stato orchestrato e diretto dal maestro Piero Grazzini e che poi è riportato nel CD allegato a questo, librone oggetto, diciamo, no? Dove sono tutti i lavori visivi. Daniele Lombardi oggi non è presente per altri impegni, quindi il compito del professor Barlozzetti è quello di presentarci il suo lavoro. È estremamente complesso presentare un artista come Daniele. Vorrei sottolineare questo aspetto, che è uno degli artisti che lavora di più a livello internazionale, tra New York, Düsseldorf, insegna a Milano, e è stato uno dei personaggi che ha anche promosso questa iniziativa. E quello che ha sottolineato anche con attraversamenti l'iniziativa che c'è stata questa tarda primavera a Goldoni di Firenze, proprio il rapporto che va ricostruito con questa città. Quindi si tratta di musica da vedere, nel senso sono opere straordinariamente aperte, collegate con le problematiche più avanzate dell'arte contemporanea, sia dal punto di vista della musica sia dal punto di vista, diciamo così, della percezione visiva. E la qualità anche della cultura di Daniele si esprime attraverso la visione proprio delle sue opere e della sua attività anche di docente, di esecutore, di artista. È una delle figure più interessanti che si muovono adesso a livello italiano, insieme agli altri artisti che avete qui presenti. Una raccolta... Non ci ha ancora raggiunto Giuseppe Chiari, un artista ben conosciuto dai nostri telespettatori, vorrei però che tu lo presentassi, perché la malaugurata idea che oggi non venga in Palazzo Vecchio perché magari è rimasto imbottigliato nel traffico, non vorremmo privare i nostri telespettatori della presentazione del suo lavoro. Quindi se ci segui, una personalità tra le più pervasive della realtà fiorentina, delle più attente ai rapporti con la ricerca ma anche con il complesso della civiltà fiorentina. E oltre questo, un artista che è riuscito con tanta capacità a smuovere gli aspetti anche più tradizionalisti della città. Credo che Giuseppe Chiari non abbia bisogno di altre considerazioni. La sua opera così densa, così provocatrice nell'accezione più positiva del termine, perché ha aperto nuove e straordinariamente efficaci, splendide, ulteriori ricerche, credo che possa avere proprio qui in questo luogo, in una cartella che vuole essere così emblematica, un punto di riferimento anche per quella che sarà una politica attenta a queste tematiche. Quando il presidente Alberto Brasca decise di iniziare la pubblicazione di una cartella annuale denominata Segni, c'era ancora Raffaello Becattini. Oggi non è più con noi, è scomparso prematuramente, però ci sono Tamara e Filippo che proseguono nella stamperia d'arte e grafica in via San Nicolò, il lavoro preziosissimo che per anni ha svolto in maniera eccellente Raffaello, e le ultime due cartelle le hanno realizzate proprio Filippo e Tamara. Sì, proprio questo, devo ringraziare il presidente che ha creduto in noi e ci ha dato la possibilità di continuare a fare questa bellissima cartella, a mio vedere, che insomma ci dà notorietà e la fortuna di lavorare con artisti nuovi come quest'anno. È molto bravi. È molto bravi, di sicuro. Tamara, la presentazione ogni anno nell'imminenza del Natale di questa cartella ci fa pensare che Raffaello sia ancora con noi. Ancora con noi. E poi è il quinto anno e quando si arriva a questi giorni è sempre una grande emozione venire qui e presentare nuovi artisti, conoscere altra gente e che sia tutto bello come sempre. Grazie, si conclude con questa intervista il nostro servizio realizzato venerdì 19 dicembre nella Sala Leone X, e poi ci trasferiremo nella Sala di Lorenzo in Palazzo Vecchio in occasione della presentazione della cartella Segni realizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Firenze.